Questo dovrebbe essere il primo vlog. Sì, sto parlando pianissimo perché sono tipo le 7 del mattino e mi ammazzano, mi linciano se parlo forte i vicini. Niente, adesso appunto andremo in palestra. Oggi facciamo petto, tanta roba. Ieri abbiamo fatto gambe, è stato devastante. Ho registrato anche ieri il vlog, questo infatti sarebbe il secondo, ma in realtà è il primo, perché il primo faceva veramente schifo, quindi non uscirà mai. Niente, quindi adesso andiamo in bici chiaramente. Aspettiamo un po' fuori, siamo nel chill, parliamo un po'. Tanto dovrebbe essere un vlog. E niente, poi ci alleniamo insieme. Se la palestra ce lo permette, perché se non ci fanno usare il treppiedi non possiamo fare un cazzo. Alcuni di voi si chiederanno perché c'è Virtus, no? Cioè, cosa serve? E sì, tra l'altro ho alzato tipo il gain a 7000 dei microfoni, così almeno mi sentite e posso parlare piano senza che mi vengano a linciare nel palazzo. Ma a cosa serve Virtus, no? E cioè, in realtà all'inizio non era molto chiaro, cioè sicuramente non era l'idea di fare l'influencer lo stesso non sale, anche perché anche se fosse non ci siamo ancora riusciti. Ma il punto sarebbe, cioè, creare una community che si aiuta a vicenda, che cresce insieme, no? Perché comunque è molto riguardante il fatto della mentalità, ok? E allora, beh, proprio giù. E quindi ho pensato, no, in realtà questo non c'entra un cazzo, quello che ho pensato, perché all'inizio Virtus era letteralmente un foglio. Infatti questa la sanno in quattro, letteralmente, lo dirò nel primo video di YouTube, che all'inizio era letteralmente un documento Google, che se riesco vi metto qua, e allora ho pensato poi col tempo, ho voluto un po' evolvere questa cosa, ho voluto farlo più in grande, e allora, diciamo insieme a Stefano, perché l'ho consultato subito, abbiamo creato questo canale e tanti altri, perché abbiamo Instagram, TikTok, che tra l'altro trovate in descrizione, e niente, quindi non vedetelo tanto come noi che facciamo influencer o ste cose, ma un posto dove possiamo crescere tutti insieme, semplicemente. Un posto per migliorarci, anche se non è un posto fisico, però mentalmente il concetto penso l'abbiate capito. Tra poco andiamo in palestra e adesso niente, adesso partiamo. Non penso che io abbia tanto altro da dire perché sono passati tipo 10 minuti e non ho detto un cazzo. Abbiamo appena raggiunto i 650 follower, grazie a tutti tra l'altro. E puntiamo presto ai 1000, che sarebbe un bel traguardo per, cioè, davvero poco tempo. Se avete bisogno potete tranquillamente scrivermi su Instagram, ci sono sempre. Virtus.protocol, ve lo lascio in descrizione. Non vi nascondo che avevo abbastanza ansia di registrare questo video, perché comunque è la prima volta che registro un video così, no? Capite? Cioè, sarebbe il mio primo, tra virgolette, vlog, anche se sto fermo in vari posti, però per tutti quelli che avessero la mia stessa paura o comunque timidezza, fatelo, cioè fatelo e basta, perché ne vale la pena, cioè è figo. Quando lo fate è più bello di quando ci pensate. Realizzate che comunque non è una cosa che state facendo solo per voi, ma ad esempio io, la mia motivazione principale per cui sto registrando è perché comunque voglio aiutare qualcun altro, voglio creare qualcosa di bello per tutti noi, vogliamo creare qualcosa di bello, e quindi niente, superate questa paura e ci vediamo in palestra. Allora, siamo arrivati in palestra. È stato abbastanza faticoso perché ieri ho fatto gambe e sono andato in bici, giustamente. E niente, adesso sto aspettando Marco, un amico che lavora con me, cioè lo conoscerete in realtà. Sto aspettando Marcolino. E niente, vorrei prendermi del tempo per spendere due parole che ritengo siano molto importanti perché certe persone hanno bisogno di sentirsi dire delle cose. C'è un solo consiglio che vi devo dare. In questo momento, cioè oggi, perché è chiaro che parlerò tanto di motivazione, di consigli per migliorarsi in questo canale e anche sugli altri, chiaramente, però YouTube forse sarà più specifico su quello e sicuramente ne parlerò tanto, quindi devo capire un po' come dividermi le varie affermazioni, ma vabbè, questa sarà questione di tempo, però partirei col dire una cosa importante. Le persone devono vivere come se fossero in un film. Dovrebbero vivere tutti come se fossimo i protagonisti di un film. Adesso rifletti. Se tu guardassi un film, no?
E il protagonista, non so, vive la sua vita, semplicemente è un film della vita del protagonista. Il protagonista si impegna, a un certo punto decide di cambiare la propria vita, si impegna, diventa un'altra persona, migliora, smette di procrastinare ed è un po' come dovresti vivere tutti, anch'io sicuramente, ma Cioè, se tu guardassi la tua vita dall'alto, è come se fosse un film, appunto. Ti piacerebbe vedere una persona che magari non riesce a fare quello che vuole, si distrae facilmente, insomma, dovete, cioè, dobbiamo, perché anche io ne faccio parte, ma bisogna, come dire, bisogna imparare a controllare la propria mente, semplicemente, che tra l'altro ritengo sia la cosa più importante nella vita di una persona, perché alla fine. Come disse una persona famosa, magari ve la citerò, la mente è l'unica cosa che possiamo controllare nella nostra vita, cioè non possiamo controllare cosa succede attorno a noi, come stanno gli altri, neanche la nostra stessa salute possiamo controllare nella maggior parte dei casi, perché tu potresti non svegliarti letteralmente domani e il tuo cuore potrebbe smettere di battere in questo momento, anche a me. Ma l'unica cosa che possiamo controllare genuinamente è il nostro pensiero, il nostro modo di pensare. Il nostro modo di agire, che ovviamente arriva dal nostro modo di pensare. E quindi iniziate a prendere la vostra mente in mano, e lo farò anch'io sicuramente, ci proverò, e viviate come se fosse un protagonista di un film. Molto semplice. E niente, adesso siamo arrivati in palestra, cioè l'avete notato anche se questo è sul muro, sono qua fuori. Niente, aspetto un po' Marco e appunto, adesso faremo petto, vedremo se ci sarà qualche altra perla di saggezza mentre ci alleniamo. E niente, allora voglio spendere 2 minuti per ringraziarvi tutti quanti. Effettivamente tipo su Instagram stiamo crescendo tantissimo e vorrei ringraziare personalmente ognuno dei nostri follower, anche se no, beh, adesso ancora non è tanto difficile, ci vorrebbero qualche minuto, però niente, davvero grazie mille, abbiamo raggiunto numeri molto alti per me. Cioè, nel senso per noi, perché comunque abbiamo iniziato da veramente poco e i numeri sono cresciuti veramente velocemente, quindi è veramente una soddisfazione vedere che tanti apprezzano i nostri contenuti e niente, ci state motivando a farne sempre di più. Quindi, grazie. Che tra l'altro un nostro video ha fatto una cosa come 200.000 visualizzazioni sempre su Instagram, un altro 100 e un altro ancora 100, che sono dei numeri assurdi per noi, però siamo veramente contenti. E niente, adesso ci vediamo in spogliatoio, stacco la registrazione, che così lascio un po' che la fotocamera si carica. Ci vediamo in spogliatoio, che ci prepariamo e iniziamo a fare questo petto. Dai! Adesso molto easy, andiamo a fare delle serie di avvicinamento di panca, che adesso facciamo panca piana. Facciamo 2 serie di avvicinamento, poi usiamo un carico normale, ci diamo sui 20-20 kg. Ne facciamo tante. Mentre facciamo le serie di petto, qualsiasi esercizio col petto, è molto importante che andiamo a tenere le scapole chiuse in modo tale da isolare il più possibile il nostro pettorale e stimolarlo al meglio per la crescita, è molto importante. Quindi mi raccomando, fate magari qualche esercizio prima di allenarvi che coinvolge solo le scapole in modo da fare il massimo. Andiamo a fare la seconda serie di avvicinamento. Questi sono la nostra serie più pesante, probabilmente. Nelle prime cerchiamo di spingere il più possibile. Non è solo spingere dei pesi. Ultima. Vai, vai, vai.
sono una più. Sai, cerchiamo di arrivare ad otto. State guardando dei sedicenni. Quindi, sì, ovviamente c'è chi spingerà più di me, c'è chi spingerà sette volte quello che spingo io la metà, ma cioè mi interessa fino a un certo punto, perché comunque sono qua per il mio processo. E quindi, cioè, se dei commenti ti rompe il cazzo, me ne frega niente. Sta scherzando, ovviamente. Però, secondo me, è già tanto, a prescindere da quanto una persona spinga, il fatto che vada in palestra è lodevole. Ci sta. Poi è chiaro che tutti iniziano da un certo punto. E noi, vabbè, noi abbiamo iniziato da questo. Abbiamo iniziato da poco. Dai. Otto, vai. Andiamo. Fateci sapere se volete qualche vlog particolare, magari anche in qualche posto particolare, perché non si sa mai, possiamo organizzare qualcosa. E niente, qualche posto, qualcosa che volete che facciamo in giro, qualche domanda a cui rispondere, qualsiasi cosa, potete chiederci tutto sul nostro Instagram. L'ho già detto prima, lo dirò ancora, sul nostro Instagram potete far tutto, è il nostro mezzo di comunicazione. Adesso sto anche organizzando la mail, tra virgolette, di lavoro per chi volesse contattarci per qualsiasi cosa, collaborazioni e tutto. Stesso discorso, schiena e gomiti fermi, se no ci facciamo male. Sì.
facciamo altre due. Putting all that out on the chip to the past.